Buongiorno, sono Pierluigi della Bonometti, siamo all'interno del nostro showroom nella parte dedicata ai furgonati e oggi siamo vicini al Büstner Eliseo 642. Eliseo è la gamma top dei furgonati Büstner, tutti quanti su base meccanica Fiat, in questo caso 160 cavalli col cambio automatico. Il 642 è una versione sul passo lungo Fiat con la lunghezza di 6,36 m. Questo ha permesso di poter avere una zona notte molto più ampia che vi illustrerò dopo. La gamma Eliseo è una gamma che nasce molto completa e che si può personalizzare anche con dei vari pacchetti. Ad esempio abbiamo un pacchetto in cui vi vengono montati alcuni accessori dedicati alla parte meccanica, cioè climatizzatore automatico, la strumentazione digitale Fiat, un multimediale originale Fiat da 7 pollici con il CarPlay, gli oscuranti presettati, i sensori di parcheggio, retromassa naturalmente, nei vari pacchetti abbiamo anche il tendalino esterno con la luce a LED integrata, le luci diurne a LED e i cerchi in lega da 16, in questo caso essendo col cambio automatico con un disegno diverso dai soliti. All'interno sempre abbiamo dinette con sedili girevoli, tavolo con prolunga. Caratteristica di Eliseo è anche quello di avere la cuscineria della dinette anteriore scorrevole, per cui uno può trovare la posizione migliore. Abbiamo delle centrali, diciamo, elettriche per dire, perché sono dei punti di ricarica per delle lampade portatili che si ricaricano qua, possono essere utilizzati qua sopra come lampada o possono essere utilizzati anche all'esterno. Abbiamo una grande luminosità data dall'oblò 70x50 sopra la dinette. In questo caso abbiamo anche lo skyroof anteriore che aumenta la luminosità e la reazione. Naturalmente la possibilità di avere il letto sollevabile, il letto col tetto a soffietto sollevabile. Frigorifero da 130 litri con cella freezer integrata. Piano cucina classico, per cui due fuochi e lavello, diciamo minimalista ma giustificabile dalle misure del veicolo, tre grandi cassetti tutti quanti con la chiusura soft close. Per quello che riguarda il bagno abbiamo in questo caso il vario bad dedicato ai furgonati, cioè il bagno brevettato dal gruppo Imer, dove abbiamo la seduta con il WC, lavandino specchiera con la possibilità di far ruotare la parete del lavandino e creare un comodo box doccia, porta scorrevole, naturalmente piccola finestra che dà la possibilità anche di portare all'esterno il rubinetto e il doccino e avere una doccia esterna anche al bisogno. Per quello che riguarda la parte abitativa notturna abbiamo due comodi letti posteriori, ve li faccio vedere. Vado. Eccoci qua nella parte posteriore del nostro veicolo. Come avevo anticipato, abbiamo due letti gemelli singoli con la possibilità di decidere se dormire di traverso o longitudinalmente senza necessità di doversi scavalcare. Volutamente sono stati ribassati per dare più capacità di carico e avere quella specie di pensile armadio che vedete lateralmente vicino al bagno. Due finestre laterali, la bocchetta dell'aria calda che arriva anche qui sui letti e la possibilità di togliere anche la parte centrale. Vi faccio vedere. Questo cuscino si può asportare, si può sollevare questa parte qua, questa qua si chiude in questo senso oppure si appoggia a bassa qua e viene formato. Chiaramente bisogna poi, anche togliendo il corridoio, il fermo carichi finale, un corridoio di passaggio, per cui se due vogliono essere ancora più indipendenti lo possono fare. La scelta di fare i letti bassi ha fatto sì che lo spazio per le bombole sia molto risicato, per cui in questo caso la bombola serve solo per la parte della cucina, perché il veicolo in questo caso viene dotato di riscaldamento a gasolio. In più, nella parte posteriore, sotto i letti, abbiamo un ampio cavone scorrevole, altri vani qua,
questo cuscino, volendo, si può anche integrare, inserire in questa parte. Altri piccoli dettagli, ma che dimostrano anche l'attenzione di Buston sulle piccole cose: il girabacchino del tendalino fissato nella parte alta, per cui non ce lo si trova in giro per il veicolo. La retrocamera, che fa parte del pacchetto legata al multimediale. Per il fatto di avere le due finestre laterali, qui per scelta di Buston, le finestre posteriori sono cieche. Vi invito a venirlo a vedere con i vostri occhi e seguiteci per altri video.